Lecce dovesse svilupparsi, si diceva, a Comeda, no? Con il suo centro urbano e poi con questa coda che arrivasse fino alle marine. Oggi l'idea, se vogliamo prendere un'immagine, la trasmessa in modo molto efficace Mosè Ricci, cioè è quella invece di uomo fisso, cioè con il suo centro e con questa città policentrica, dove bisogna rivalutare i quartieri della periferia, intesi anche con le città che sono, diciamo, sui confini urbani della zona amministrativa di Lecce. Noi abbiamo dei quartieri che sono dei quartieri assolutamente ridotti a quartieri dormitorio, come succede in tutte le città, diciamo, dopo le espansioni che sono avvenute negli anni 60-70, e questo ovviamente non va bene. Abbiamo fatto una esperienza interessantissima con la rigenerazione urbana a partire dall'epoca, e ho avuto modo di verificare le esperienze che stiamo costruendo, diciamo, d'intesa con i cittadini, che significa non soltanto una rigenerazione strutturale, quindi una rigenerazione proprio sociale, il rapporto con la campagna. La campagna, la bellezza delle masserie, ma dei muretti a secco, ma delle vanghiere, dei formeggi, cioè di tutto ciò che rappresenta la nostra cultura, che stiamo rivalutando, perché c'è un mercato anche esterno che ci richiede questa rivalutazione. Forse noi oggi, diciamo, stiamo seguendo quel treno, ma a ristrutturare le masserie c'è stato qualcuno di noi, probabilmente illuminato, ma sempre ci venivano. Poi quindi il rapporto con la campagna, che adesso è un rapporto integrato. Lei c'è bella non soltanto del suo barocco, le marine, ovviamente. Le marine sono state sino adesso, come dire, una zona un po' marginale, sicuramente di Giulietta, perché l'abbiamo compromessa in modo, diciamo, un po' spontaneo, eccetera, che vanno certamente. E poi l'università, queste sono le città direttrici. L'università intesa come un soggetto che produce in loco, produce ricchezza in loco. Io ci sono stato alla Fiera dell'Innovazione, ci sono 39 spin-off, 39 aziende che sono nate dalla ricerca scientifica. Qualcune di queste rimarranno in idea, probabilmente, mi auguro, poche abortiranno. Qualcuno è già diventata una realtà imprenditoriale, hanno ragazzi, ricercatori, hanno avuto capitali non soltanto pubblici, hanno avuto capitali privati, cioè c'è stato qualche investitore, multinazionali europee che hanno visto in quell'idea una possibilità di crescita. Questo significa l'università intesa, quindi con le legittime convenienze che all'università bisogna, in questo momento specifico, legittime convenienze che l'università bisogna offrire affinché veramente questa sia possibile. Sono una maschera, sono altri professori, Zacco, che sia veramente un centro che possa creare crescita e sviluppo per il territorio. Grazie. Volevo capire perché, evidentemente, nel giro breve di una chiacchierata, ribadisco che siano state voltate le spalle all'uomo è un dato tragico di fatto, che la responsabilità di ciò si debba alle aberrazioni che sono nate dal modernismo, cioè all'international style, è un dato di fatto. Io pongo una questione diversa e per arrivarci faccio una piccola osservazione. Camillo vive in una città meravigliosa che, fra le altre sue grandi bellezze, ha quella di aver ospitato il Gran Saluzzese. Il Gran Saluzzese è il re dei tipografi, il tipografo di re Giovan Battista Bodoni. Giovan Battista Bodoni ha dato il quadro assoluto e data ragione a lui insuperabile di bellezza
scrivendo, disegnando un manuale tipografico che poi è stato ripubblicato proprio da Franco Tragherici. Piccola notazione un pochettino così vanesia, mi pavoneggio, quando faccio l'avvocato tutti i miei atti sono tutti scritti in bodoniano, perché è un carattere di una bellezza insuperabile, il carattere che per esempio usa IBM scritto in bodoniano e trasmette compostezza, grazia, è un carattere di cui grazie, cioè le parti che esulano dal disegno del carattere sono molto belle, molto composte. La lancia è scritto in bodoniano, non deve cambiare, non può cambiare, ma la domanda è: si deve sempre scrivere in bodoniano o possiamo immaginare altri caratteri che trasmettano lo stesso senso di bellezza composta? Io personalmente penso che scriverò sempre utilizzando il bodoniano, ma sono aperto all'idea che possa arrivare nel ventesimo, nel ventunesimo, nel ventesimo e finito un altro tipografo, un altro disegnatore di bellezza. E quindi, adesso arrivo a Pablo, la qualità diffusa dell'abitato. Questa è una cosa importantissima, perché è quello che rende una civiltà. Le due parole sono la stessa parola e hanno lo stesso etimo, ci, che significa ordine, significa regola e significa rispetto. Per gli avvocati l'atto di citazione è lo stesso di città, cioè rispetta le regole, le hai infrante, ti chiamo a risponderne. Questo è il senso, in una parola. Io adoro, è stato per tanti anni molto tristi della mia vita, il mio unico compagno, il fuoco del camino. Mi domando, quel camino, quel fuoco che mi ha tenuto compagnia, deve essere sempre ospitato in un cammino Luigi XV oppure anche in un cammino moderno, senza per questo perdere nulla del suo calore umano? Una domanda. Perfetto orario. Perfetto, grazie intanto a tutti loro perché hanno dato un'idea, poi ognuno si, insomma, adesso rifletterà. E diamo spazio alle domande, alle vostre domande, sempre con il limite dei due minuti, ci sono già delle prenotazioni. No, chiedo scusa, io mi chiamo Roberto Costanzo, sono un medico. In un cammino che funziona. Mi sono preso degli appunti. Scusa, puoi avvicinarlo? Ah sì, ho preso degli appunti, ma sono svelto. Io chiedevo, sono molto d'accordo, totalmente d'accordo con Camillo Longone. Chiedevo, Longone, scusi. La fine delle corporazioni degli artigiani ha fatto perdere la trasmissione delle regole del bello? È un rimprovero da muovere a partire dalla rivoluzione francese? Se le cose microfono. Penso che sia una, se le cose sono brutte, insomma, a caso ci deve essere stata, e perché sono brutte? La perdita delle regole dettate dalle tradizioni. Le ideologie hanno combattuto la bellezza e la ragionevolezza, non c'entrano niente con l'architettura, però hanno fatto danno, credo. La collezione degli errori e riguarda Lecce. I criteri dovrebbero essere la rimozione dell'ostacolo alla divibilità e a Lecce, la piazzetta del povero Castromediano, un esempio. Le forme e i materiali incongrui al luogo e per le inutili, a Lecce si possono vedere, non tutti i basolanti sono proprio bellissimi, qui parlo di altre città, però non di Lecce. Il verde pubblico è quello non. Lecce è passata attraverso l'esperienza della rimozione di un piccolo agrumeto, 10 piante, 15 piante, in un chiostro. Uno apriva la porta delle suore e sentiva la zaga in pieno centro, a due passi dal Duomo, per esempio. È un errore o no? Parliamone, perché se è bello io sono il primo a dire sto zitto. Il problema dei mercati in città. A Lecce si è tolto, penso che, insomma, la risposta è positiva. È bene che ci sia un mercato in città, un mercato cittadino. Abbiamo visto Ferrara, per non parlare di Padova, Verona, che poi lo puliscono. A Lecce c'è il sospetto che sia stato tolto perché non poteva essere pulito. Questo è stato un problema sul quale la cittadinanza si è espressa un così, un po' no. Siamo già alla sesta settima. No, è soltanto una cosa in generale, è questo qui. No, dobbiamo rispondere. Ah sì, scusa.
vabbè, il, vabbè, no, no, ho finito. E poi un'altra cosa, in Sicilia, alla piana di Catania, a mezzogiorno, la casa del Rocemento. Ah, che bene, basta, basta. Vabbè, allora, vabbè, rispondiamo subito, ci prendiamo uno. No, ma iniziamo. Sì, una cosa molto, una domanda molto articolata. No, però prima volevo dire il discorso del camino. Io sono, non sono assolutamente un passatista, secondo me, cioè secondo me, oggettivamente i camini oggi vanno tutti cambiati, perché c'è da rifare anche i camini, nel senso che i camini antichi, ma anche i camini fatti negli anni 60, ci sono ancora qualche casa, qualche villa negli 60 col camino, anni 60, 70, 50, così, hanno dei camini che non servono assolutamente a niente, cioè che bisogna che uno ci mette dentro un mezzo bosco e ti fa caldo nel raggio di un metro, non oltre un metro. Invece ho conosciuto dei camini dove fatti in modo diverso, molto più bassi, quindi ovviamente diversi, e con dei mattoni speciali ultra refrattari intorno, che dove uno ci mette un fiammifero e fa un calore in tutta la stanza. Quindi chiaramente il discorso dei camini è un discorso, io credo nel camino, però appunto il camino antico no, probabilmente va modificato. Questo vuol dire, quindi esistono degli spazi per miglioramenti. Cioè l'efficienza energetica è un discorso su cui si può lavorare moltissimo, voglio dire, non è quello. Il discorso dell'artigianato, sì, un grosso problema è che non ci sono più artigiani. Adesso non so qui con i muretti a secco, con i trulli, ma io credo, temo che ci siano dei problemi. Io vedo al nord che effettivamente non si trova quasi nessuno, le manovalanze, le maestranze sono albanesi, rumene, e non sanno cosa fare, specialmente nel discorso di dischettino con la Concordia. Uno dei problemi sulla Concordia è che il personale non conosceva l'italiano, che non conosceva nemmeno l'inglese, che a un certo punto è stato usato sperando che qualcuno capisse qualcosa, quindi c'era il timoniere che non aveva capito niente, e quindi anche nell'edilizia c'è questo problema. Quindi non so, non lo attribuirei alla rivoluzione francese, diciamo, proprio, perché è una cosa legata alla demografica in qualche modo, il fatto che non ci sono quasi più italiani, oppure anche in parte dovuto al fatto che tutti hanno studiato architettura e che nessuno ha fatto più il carpentiere. Comunque è un problema molto grave questo qua. Quindi effettivamente un certo tipo di buona edilizia ha bisogno anche di buoni costruttori, che se non ci sono non si sa bene come produrre. Questo è vero. Altra cosa, il mercato, io sono per le funzioni, per le cose nei centri cittadini. Io vengo da Parma Reggio, c'è un esempio che si può fare, una dicotomia tra Parma e Reggio. Reggio, che comunque è un comune amministrato molto bene dal punto di vista finanziario, lo conosco da Rio, lo conosco un po'. Reggio però è molto più in balia, è stata molto più in balia delle coppe rosse per motivi politici rispetto a Parma, e quindi a Reggio Emilia sono stati costruiti un numero enorme di centri commerciali ovunque distruggono il centro, distruggono i tessuti commerciali del centro. Quindi voglio dire, oggi Reggio Emilia la sera è una tragedia, è una città completamente, il centro è completamente morto, a differenza di Parma. Quindi invece bisogna mantenere l'attività commerciale il più possibile in centro, e quindi bisogna mantenere il mercato nella piazza del mercato, che si deve chiamare piazza del mercato sicuramente. Grazie. Una domanda brevissima al sindaco, che la tua risposta non costa. E muovo da cosa si è detto a proposito della toponomastica. Io abito in una zona di Piazza Mazzini, diciamo, e sempre vissuto in questa casa, costruita su un terreno degli anni 40 da mia nonna, così. E mia nonna mi raccontava quando acquistò quel